Ciao e benvenuto all'interno di questo secondo video. Come vedi, sono tornato qui a Roma, sono in studio di registrazione. Perché? Perché, come ti ho detto nel video precedente, dove ero a Miami sulla Ferrari, e spero ti sia veramente piaciuto quel video, d'ora in avanti quello che andremo a fare è parlare in maniera molto pratica. Perché da adesso in poi voglio mostrarti quelli che sono i 5 passi, le 5 pietre miliari che devi tenere in considerazione se vuoi capire come io stesso creo dei business milionari online. E quindi qualsiasi sia il tuo punto di partenza in questo preciso momento non ha alcuna importanza. So che in passato ci hai provato, so che lì fuori sono una valanga di ciarlatani e di persone che non sa neanche di che cosa stanno parlando, che ti parlano di business online e poi raccolgono le briciole di chi? Le briciole dei leader, le briciole di chi fa la differenza in questo settore, in questo mercato, qui in Italia. E per quel che mi riguarda, la cosa più bella che ho oggi sono le testimonianze di tutte quelle persone che hanno cambiato sostanzialmente quella che è la loro vita seguendo questi 5 step. Quindi immergiamoci all'interno e iniziamo subito. Ti ho già anticipato quali sono i 5 passi quando ero lì a Miami e adesso li andiamo a vedere in maniera molto approfondita. E cominciamo da subito perché il primo grande step, come ti ho detto, è quello di analizzare se stessi, analizzare il proprio talento, la propria passione e che cosa si può fare per il prossimo. E quindi quello che voglio fare è tenere in considerazione questo triangolo. Perché un semplice triangolo? Perché qui è la chiave di tutto quanto. Se tu sei in grado di colmare questo triangolo in maniera molto precisa, come un mirino, come un cecchino, allora il tuo business potrà veramente fiorire. E da che cosa è composto questo triangolo? Il primo pezzo del triangolo sei tu, ovvero ogni singolo business ha un leader carismatico, ha un personaggio attraente, ha un personaggio che è polarizzante, ha un personaggio che si immedesima nella vita che il suo papabile cliente vorrebbe vivere, ok? Ma che adesso magari non ha. Quindi qua ci sei tu. In questo momento la cosa che devi tenere in considerazione è che tu sei la chiave che sblocca il forziere dove dentro ci sono tutti quei soldi, quella libertà, quella felicità che in questo preciso momento vuoi. Quindi tu sei la chiave. Ogni singolo business ha un leader, ok? Che ovviamente non deve essere necessariamente un leader, perché prova a pensarci un attimo, no? Anche una mamma potrebbe essere il personaggio attraente del suo business, magari per mamme, ok? Infatti il leader non è necessariamente un leader, potrebbe esserci il leader, può esserci una persona che fa la vittima, quindi io sono vittima del sistema, ma in quel momento magari sto polarizzando l'attenzione, oppure posso essere una persona che si ritrova nei panni magari di un eroe, ma non è un eroe, ok? Prova a pensare magari a una mamma che si trova a condividere un messaggio forte. Ok, ma non è nata con i panni dell'eroe, quindi si trova lì ed è sempre un po' titubante, ok? Però ha un messaggio talmente tanto forte che deve necessariamente esternarlo e trasformarsi quindi in eroe, no? Un po' l'eroe riluttante. Quindi abbiamo capito che ogni business ha un leader, un personaggio caratteristico. La Apple aveva Steve Jobs, la Tesla ha Elon Musk, ok? Il problema è che questo triangolo del potere è anche utilizzato in negativo. Prova a pensare a tutti i movimenti brutti, magari che abbiamo avuto in passato, avevano sempre un leader carismatico che polarizzava l'attenzione. La seconda punta è per quel che riguarda la visione futura. Quindi ogni singolo personaggio ha il compito di far visualizzare con le proprie parole, con il proprio messaggio al suo pubblico quello che è il posto in cui andranno a vivere. Quindi, qual è la visione futura? Steve Jobs, qual era la visione futura di Steve Jobs? Fare in modo che chiunque avesse a portata di mano magari 2500 canzoni nella propria tasca. Qual è la visione futura che tu in questo preciso momento potresti dare? E infine, qual è il mezzo con la quale puoi portare il tuo pubblico a realizzare ciò che vedono dentro la visione futura che tu sarai stato in grado di creargli attraverso i tuoi messaggi. Quindi questo è il primo step. Il primo step riguarda te, riguarda l'analisi di come tu puoi aiutare le persone, che cosa puoi fargli visualizzare e attraverso che cosa puoi fargli ottenere quelli che sono i risultati che ovviamente gli avrai fatto vedere qui. Ok, quindi la prima pietra miliare del che cosa mi piace fare, che cosa sono bravo a fare, voglio darti un aiutino, ok? L'aiutino è,
In questo preciso momento, cos'è che potresti digitalizzare della tua azienda se sei un imprenditore? O in questo preciso momento del tuo mestiere, in che cos'è che le persone, il tuo cliente ti reputa meglio di altri? Oppure, se magari in questo momento non sai proprio da dove partire, chiediti che cos'è che mi viene facile da fare ma che ad altri risulta difficile da fare? E questo è il primo, è la prima pietra miliare. E poi passiamo alla seconda pietra miliare, ovvero il mercato. Il mercato è il secondo step che devi tenere in considerazione. Quindi, primo step è io, l'analisi su di me, che cosa mi piace fare, talenti, idee, attuale azienda che magari posso digitalizzare. Secondo pilastro, seconda pietra miliare è il mercato. Il mio compito è intercettare un mercato, perché tu in questo preciso momento potresti pensare: sì, ok, va bene, questo l'ho capito, ma come faccio a creare clienti? La realtà è questa. I clienti non vanno creati. I clienti vanno spostati dal posto in cui sono, dove magari in questo momento stanno comprando dai tuoi competitor, alla tua nuova opportunità, al tuo nuovo mercato. Come fai a spostare le persone da un mercato e farle atterrare all'interno della tua opportunità, all'interno del tuo prodotto, all'interno del tuo messaggio, per fare in modo che comprino da te e rimangano all'interno di questo mercato? Devi solamente chiederti chi è il mio cliente tipo. Quindi, prima domanda: chi è il mio cliente tipo? Chi è che voglio andare a intercettare? Se in questo momento magari sono un esperto di AutoCAD, magari sei un geometra, sei esperto di AutoCAD, benissimo. Qual è la visione futura che posso creare al mio cliente? Magari che sarà molto facile, molto semplice, molto indolore, sarà molto più facile e veloce imparare ad utilizzare AutoCAD magari per presentare progetti di case, di ristrutturazioni e via dicendo. E il mezzo con cui lo vado a fare magari è un libro, un corso, un corso multimediale. Ma prima di andare a capire questo, devo andare a chiedermi chi è il mio mercato di riferimento. E quindi dico: sono tutti quegli architetti, quei geometri che magari in questo preciso momento sono frustrati perché non sanno utilizzare AutoCAD in maniera eccellente, in maniera veloce, in maniera rapida, in maniera semplice, come magari lo so usare io. E quindi mi vado a rispondere a chi è il mio mercato. E successivamente mi pongo un'altra domanda: che problemi ha? Quali sono i problemi che ha il mio mercato? Cioè, qual è quel problema sentito che il mio mercato in questo preciso momento ha? Magari, cavolo, non ha tempo in più, non solo non ha tempo, ma non riesce a fare una determinata cosa. Magari va a letto e in questo momento è sovraccaricato da tutti quei pensieri di: oddio, non so come portare avanti la mia azienda perché non ci sono clienti, e poi c'è il fisco, e poi c'è quello, e poi c'è quello. E magari se io sono un consulente fiscale potrei andare ad aggredire questo mercato andando a stimolare quelli che sono i problemi. Perché il tuo business lo crei su questo punto. Quello che devi considerare dal momento in cui dici: io non so da dove partire, non so che idea digitalizzare, non so che business creare, è tutto molto semplice. Ti basta guardare quello che accade all'interno del mercato. Il tuo compito è andare a capire che cosa il tuo mercato sta già comprando, per il quale magari non è pienamente soddisfatto, e fare in modo che si sposti nel tuo oceano blu, nel tuo stagno, nel tuo piccolo praticello, dove li farai crescere, gli darai quelle che sono le soluzioni uniche che altri non sono ancora stati in grado di dargli. Non devi creare cliente dal nulla. Il cliente non arriva dal nulla perché si sveglia. Il cliente è già dentro un mercato che probabilmente è insanguinato, ovvero c'è troppa gente dentro, troppa gente che cerca di prendere i soldi, troppa gente che gli promette la stessa identica roba senza mantenere quella che è la promessa. E se tu sei in grado di capire quali sono quelle promesse che non hanno mantenuto, quali sono quelle cose che hanno cercato di ottenere ma che non sono riuscite ancora a realizzare, sei in grado di portarli dal tuo mondo, perché dici: ehi, anche tu hai questo problema? Bene, guarda qua perché ti porto di là. Questo è il tuo compito. Solo così puoi creare un business, puoi creare una startup, puoi creare qualsiasi cosa se ascolti bene quello che è il mercato. E la terza cosa che devi tenere in considerazione è quali sono le false credenze che il mio potenziale cliente in questo preciso momento ha.
Quali sono quelle storie che il mio potenziale cliente in questo preciso momento si sta facendo all'interno della sua mente? Ok? Ognuno di noi ha delle storie, ognuno di noi ha un vissuto. E qui ti prendo uno dei fogli, dei miei fogli di lavoro che se sarai in aula al mio corso dal vivo sicuramente potrai utilizzare, potrai capire come funzionano, ma quello che devi capire è che ogni singola persona ha delle false credenze all'interno della sua testa. Queste false credenze all'interno della sua testa sono dettate da esperienze che hanno vissuto. E queste esperienze che hanno vissuto sono rinforzate da storie che si raccontano. E l'unico modo per far credere alle persone quello che io voglio che credano, per fare in modo che comprino i miei prodotti, i miei servizi, le mie consulenze o quant'altro, è creare una storia che vada a prendere il cliente qua, che gli faccia comprendere che io lo capisco perché ho vissuto cose simili e che lo vada a far avanzare negli step fino al momento in cui compra il mio prodotto e effettivamente è entrato all'interno del mio mondo. Non c'è altra cosa che devi fare. Quindi, in merito a questa terza domanda, quello che devi andare a fare per entrare più in profondità e chiediti qual è la falsa credenza che potrebbe avere il mio potenziale cliente in questo mercato, sulla base di ciò che io magari potrei vendere, e qual è la più simile esperienza che io ho avuto, che lui sta vivendo e che magari io potrei ipotizzare, che va a rinforzare questa credenza, ok, tramite un'esperienza. E poi mi chiedo qual è la falsa storia che si sta raccontando, ok, che gli genera sempre più dubbi in merito a quello che io gli potrei dire, e infine qual è la storia che io posso raccontare a lui per fare in modo che mi ascolti e che passi da qui a qui. Non c'è altro. Questa è l'unica cosa che devi tenere in considerazione se vuoi davvero capire che cosa creare. Qui hai la chiave per capire che cosa creare. Quindi oggi abbiamo visto veramente delle cose molto importanti e so che in questo momento magari ti potresti sentire sovraccaricato di informazioni. Ecco perché nel prossimo video quello che andremo a vedere sono le altre tre pietre miliari. Con le altre tre pietre miliari abbiamo praticamente colmato tutto quello che bisogna fare. Sono gli stessi identici passi che hanno seguito persone come Riccardo Donegà, che era un architetto, si è differenziato, ha capito qual era l'esigenza del suo mercato e aiuta le persone a ristrutturare casa secondo quello che è il suo format di bioedilizia. Oppure come, non lo so, Clara Serrao. Clara Serrao aveva due cose, era una consulente aziendale e ha digitalizzato quella parte, oggi la chiamano e la pagano molto molto bene, ma aveva anche una passione, ovvero l'arte del judo. E quindi che cosa ha fatto? Ha capito dove poteva andare, ha capito qual era il mezzo con cui poteva far ottenere dei risultati concreti ai judoka. E ha creato tutto quanto, ha analizzato, ha messo online e ha guadagnato più di 30.000 euro solamente dopo il primo anno, solo nella parte del judo. Ed è lo stesso identico sistema che ovviamente ho fatto anche io, che ho seguito anche io. Hanno seguito questo modello e questo modello oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, mi ha portato 3 milioni di euro. E mai avrei pensato, 4 anni fa, quando ero completamente squattrinato, che avrei potuto realizzare quello che ho realizzato oggi. Perché non solo mi ha fatto ottenere questo, ma mi ha trasformato come persona. Quindi prova a immaginare di vedere te stesso realizzare ogni singolo obiettivo che in questo momento magari hai. Io voglio che tu sia il mio prossimo caso studio, quindi l'unica cosa che ti chiedo di fare adesso è in caso commentare, scrivimi se ti è piaciuto e solamente dopo passare al terzo video dove nel terzo video, come ti ho detto, andremo a vedere le altre tre pietre miliari che ti daranno un'idea chiara di quali sono le uniche 5 cose da fare per poter creare il tuo business online. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!